Continuano le avventure delle nostre contadine. Il lavoro è molto duro, la campagna le sta logorando. Grande evento in fantafattoria, è nato il puledrino e subito arriva Mario il veterinario, che offuscato dall'alcol si impantana. Ma con i potenti mezzi della fantafattoria, la contadinella, ma pur sempre crocerossina Bea, corre in suo soccorso alla guida del suo fashion trattore. Nel frattempo, Pollice Verde Nena si dedica alla cura della sua aiuola di violette, sognando di rilassarsi in una calda jacuzzi. La produzione, mossa a compassione, l'accontenta, ma non è certo il fattore G ad inaugurarla. L'instaccabile ciclone Lauretta vuole stuzzicare l'interesse del fattore costruendo un campo da calcio, ma rimane con le pive nel sacco, in quanto il bel fattore preferisce scolpire i suoi addominali in giardino. Finalmente arriva il dì di festa in fantafattoria. Babi, dopo aver prosciugato tutte le mucche, invece di portare il latte in paese, riempie la sua vasca e dopo aver aggiunto un paio di bicchierini di whisky si mette in ammollo. Inizia la festa, ospite d'onore il pony appena nato, ricchi premi e cotillon e rotolamenti sull'erba. È tempo di grigliata. Quanta bella carne, come non approfittarne? E così Ryan si dà la pazza gioia. Tanto che il bel fattore, a malincuore, ripiega sul robusto panino. A mille ce n'è, nel mio cuore di fiabe da narrare.